Amici all'ascolto, eccoci comunque col nostro consueto appuntamento con Dentro la Notizia e questa volta concludiamo con la seconda puntata, se vogliamo, dei nomignoli dei cittadini pattesi che ha suscitato enorme scalpore anche perché specialmente i più giovani non li conoscevano affatto questi nomignoli. E adesso concludiamo con quella che era la toponomastica della città di Patti, quella vecchia si intende, e che possibilmente ancora oggi nemmeno noi li conosciamo tutti, però qua abbiamo l'esperto della storia della città di Patti, Lino Lo Iacono, con il quale iniziamo subito a porre in esame quelle che sono veramente le caratteristiche. Per esempio, Madonna Porta, che vuol dire, Lino? Mi è venuta così Beh, c'è spontanea. una chiesetta a ridosso della Madonna delle Bucerie, una chiesetta che qualcuno dice serviva per purificarsi prima di entrare in città, insomma, questo è discutibile. La chiesetta ancora è là, quello che resta è un rudere bellino del XIV secolo, però è abbandonato e bisognerebbe pensare un po' a recuperarlo. Perfetto. E passiamo alle mie caratteristiche, veramente, i cosiddetti veneggi, No, cioè io della città di Bari, sempre. più che i Veneti, che tutto sommato no, Per esempio, acqua a figa, che cos'è? sono nomi ricorrenti, io Ecco, dove è la zona? parlerei Esatto. di toponimi e partirei con il più importante dei toponimi, che sono due toponimi più importanti, l'origine di Patti e l'origine di Tindari, che Perfetto. sono i toponimi più importanti, da dove deriva il nome Patti e da dove deriva il nome Tindaris. Velocemente, da dove deriva il nome Velocemente, il dei nome patti? Patti deriva, secondo le ricostruzioni recenti che si sono fatte, dal termine Epi Echeteni, cioè fra le acque, in mezzo alle acque, sulla sponda, perché, e questo poi lo colleghiamo a un altro toponimo, curioso che nessuno forse si ricorda più, perché il nucleo centrale della città era sulle due colline dove ci sono il convento della Sacra Famiglia, oggi albergo, e la cattedrale. E attorno, ai piedi di questa collina, c'era da un lato il torrente di Provvidenza e dall'altro lato il burrone Acquafico. Tutti e due si univano a un certo punto, ai piedi, verso nord di questa collina, in una località chiamata allora Fallucca, oggi è Largo Giampalac. Ecco, Ma quindi la perché si Fallucca chiamava di una volta è il largo l'attuale Giampalac Largo di oggi. Ecco. Giampalac? Perché si chiamava Fallucca Largo Giampalac? Perché se, non so quanti di voi hanno presente la carta topografica di Patti, ma unendosi i due torrenti ai piedi, il lato nord della collina, nella zona di Falluca, e poi riaprendosi di nuovo, è come se avesse il corpo, se si diramasse con altre due gambe che arrivavano a mare. Quindi quella località era precisa la zona fallica, da cui poi viene Fallucca. appiccicato il nome di Falluca, Fallucca per i pattesi. E Tinder? Tindari invece tende più fantasiosa perché Tindari si allaccia alla mitologia. Il nome Tindari si nasce dal fatto che i Tindaritani vollero dare quel nome alla località in onore di Tindaro, re di Sparta. Perché questo? Perché secondo la leggenda, secondo la mitologia, anzi, il grande Giove si invaghì di Leda, che era la moglie di Tindaro, la quale non ne voleva sentire, di accondiscendere alle sue voglie amorose. Per cui Giove bene pensò di trasformarla in un cigno. E questo cigno, la possedette come cigno quindi, e questo cigno depositò le due uova su questo promontorio, allora non si chiamava Tinde, su questo promontorio della nostra costa. Da queste due uova nacquero quattro persone, Castore ed Elena, e Polluce e Clitennestra. Quindi Elena, che apparentemente è di Troia, di fatto è di De Tindari. Tinder. Perfetto. Ecco, abbiamo toccato anche perché qua ci sono discussioni che stanno venendo a gli galla proprio abitanti ora. di Tindari, in omaggio e in onore di Tindaro, che era il padre di questi quattro gemelli, poi due sono stati nominati protettori della città, Castore e Polluce, diedero il nome di Tindari alla località. Ecco, questa è l'origine mitologica della nazione dei Tindari. Perfetto. Perfetto. Ecco, passando alle vie ancora, Acquafica, che cos'è? Ma l'Acquafica è una località che coincide in questo modo oggi con la parte terminale del Corso Matteotti e
e scendendo con la parte destra con la via Piossanti Mattarella, Chiaria fino al corso Mattarella, fino alla stazione. E in effetti non si capisce perché preso questa informazione, probabilmente perché la zona era piena di piante di fico ed era attraversata da Perfetto. questo corso d'acqua. Un'altra località poco nota ai patese è la Contrada Cappuccini. La Contrada Cappuccini non è altro che l'attuale cimitero del centro. Si chiamava Cappuccini perché là c'era un convento dei Cappuccini, che poi fu demolito, dopo l'unità d'Italia fu confiscato e la chiesa fu lasciata in comodato d'uso, la chiesetta dove ancora si celebra, ai Cappuccini che poi sono trasferiti nell'attuale Contrada Sant'Antonino, mentre il terreno fu trasformato, i giardini intorno, l'orto che c'era intorno fu Perfetto. trasformato in cimitero. E la cosa si è risolta appena 30 anni fa, perché il comune è stato costretto a pagare 5 milioni perché il Ministero dell'Interno che gestiva il fondo per il culto ha voluto 5 milioni come compenso per l'uso che fa il comune dell'area per l'uso che fa a cimitero. Quindi ancora dopo tanti anni, tanti decenni, ancora c'era questa questione in Perfetto. ballo. Ecco, andiamo avanti. Un'altra località importante, ad esempio, di cui è Carasi. Perché si chiama Contrada Carasi? Carasi. Contrada Carasi che è quella collina che c'è immediatamente al sud di Patti, cioè la parte proprio alle spalle, quella vetta. Infatti si chiama Carasi da greco, keros significa cima, vetta. Su quella vetta e attorno alla vetta sono state trovate interessanti testimonianze antiche, antichissime. Ma la parte mitologica riguarda anche, per esempio, il Monte Giove. Sapete qual è il Monte Giove? È quel monte, quella collina che c'è a ridosso, immediatamente ad est della frazione di Mongiove, quello con apparentemente con la cima tagliata, in effetti probabilmente a farla franare è stato il terremoto dell'anno 17 d.C., che ha causato anche il terremoto che distrusse parte di Tindari. Di fronte a Monte Giove c'è Montera. Montera non è altro che il monte di Giunone, era la moglie di Giove. Quindi quell'area è tutta Perfetto. mitologica. Cioè abbiamo Tindaris, abbiamo Monte Giove, abbiamo Montera, poi più avanti abbiamo Sipius, che era a ridosso del torrente Timeto, incontrata, oggi si chiama Contrada Sipio, ma Sipius di fatto significa cassapanca, zona protetta, cioè era una località a ridosso a ridosso del porto del Nauloco, probabilmente, nella quale si custodivano le pelli o le armature che venivano costruite nel tempio di Perfetto. Diana Facellina, che era a San Cosimo. Ok, e passiamo alle due contrade, diciamo, più in voga, più famose, Ancora Casanova e Merluzzo e Casanova e Russo. un'altra contrada curiosa, ne parliamo poco, ma è importante. Parlo di cose importanti perché mi interessa anche storicamente che la gente sappia di che cosa parliamo. Monte Cacasusso. Mi diceva il mio professore Ecco, diciamolo nuovamente meglio in modo così, come monte. Cacatrusso. Mi Perfetto. diceva il mio professore di matematica, il professore Bedinato, che il Pattese aveva la mente talmente contorta che un bel nome come Agatirso ha fatto diventare Cacatrusso. Infatti Monte Agatirso è quel monte, diciamo, a sud-ovest di Patti, sul quale sono stati trovati interessantissimi reperti archeologici. E di Monte Agatirso, attenzione, che potrebbe essere Che ricondotto magari vecchio pure a alla Capodorlando. presenza di Agatirnon, che non c'è in nessun'altra parte della provincia di Messina, c'è solo questo. Qualcuno si è appropriato di questo nome di Agatirnon, Agatirso, ma non c'è da nessuna parte. Il Monte Agatirso è solo qua a Perfetto. Patti e solo qua sono stati trovati bellissimi e importantissimi reperti archeologici. Allora, Casanova e Merluzzo e Casanova e Russo, come mai? Merluzzo, che vuol dire? Malluzzo, non lo so che vuol dire, vedete che c'è qualcosa, non è una Noi cosa. stiamo dando sempre i nomi scritti dal È una professore. Sì. località a destra scendendo del torrente di Meto, però non mi pare che ci sia riconducibile a cose importanti.
Una cosa, per esempio, una cosa ancora importante è il monte di Gioia Guardia, perché si chiama Monte Melinzo. Monte Melinzo perché era dal Melinzum, che significa a colore delle cotogne. Infatti, scendendo verso Capo Calavà, perché la parte proponente a mare è proprio Capo Calavà, quella rocca ha un colore della cotogna. Perfetto. Ed è importante perché anche da qua si fa una ricostruzione storica e mitologica che porta al peloro. Ecco, ritornando alle vie più importanti di parte. La via più importante possiamo... di parte. Per esempio, la via Trieste si chiamava via Barona Sciacca della Scala una volta, poi via Passita, poi via Trieste, ma in effetti la denominazione originale era via Barona Sciacca della Scala. Ora, con questa denominazione è stata scelta la strada principale di Scala, proprio di Scala. Perfetto. Di Scala di Patti. Come pure quella piazza Mario Sciacca, oppure piazza Marconi, hanno avuto diversi nomi. Prima era piazza Giardina... Poi Piazza Marconi. Piazza Marconi, quindi... Ecco, comunemente intesa sulla ponte. Sulla ponte. C'è un motivo per questo, sulla ponte, perché sotto la piazza, esatto, scorre il torrente Rovi Acquafico, uno di quei due torrenti di cui parlavamo prima. E là è stato fatto un ponte e quindi gli è rimasto il termine di Supra Ponte. Poi, qua parliamo della contrada Mustazzo, per esempio. Mustazzo è nelle nostre zone qua di Marina di Patti, che è sopra sì, la Marina, che parla di un antico biviere che c'è, in effetti è vincolato, un bellissimo biviere, però non si capisce perché si chiamava Mostaccio. La Mostaccio probabilmente, dice qua l'autore di questo libro, che è Franco Martinez, senza pensare a Baffo, deriva dal termine muggine, mugil, o della voce greca stazzon, mustazzo, realizzato mustaccio. Insomma, sono ricostruzioni che ognuno fa giustamente secondo le proprie conoscenze del territorio. Panicastro, per esempio. Panicastrum, da Pan Kratos, andando verso Tindari, è la zona che c'è immediatamente a monte di Mongiove. E poteva indicare un'area, ci sono ancora dentro delle strutture strane che potrebbero ricondurre alla De Forni, ma pare che in quell'area si accampassero sempre le truppe romane quando venivano in questa zona. Nella fattispecie il riferimento è alle truppe di Pompeo che si accamparono in quell'area nel 36 a.C. Beh, a Piscare era tutta quell'area che gravitava attorno, certo, alla vecchia pescheria che è in via Fratelli Bandiera. Attenzione, non era solo una pescheria, era anche macelleria quella. E ancora ci sono i ganci dove si appendevano i quarti. Ma è vero che c'è un passaggio dietro, no, tipo passaggio segreto che serviva allora? Non è allora un passaggio segreto, no, c'è una scalinata piccola, una che scende da una stanza refrigerata da una sorgente di acqua che serviva da frigorifero, dove si mettevano i quarti di carne, perché allora c'era una volta si diceva frigorifero, che anche un passaggio segreto, no, per andare direttamente a mare. No, a mare arriva l'acqua della sorgente, perché c'è una sorgente con una colleria drenante che scende attraverso, passa sotto le case di via Roma, di via Teatro, via Garibaldi, e arriva nel parco andando a confluire nel torrente Acquafico che attraversa il parco comunale. Un altro nome teomonimo importante è Podrini. Il termine Podrini, ognuno si è in questi anni cervellato a farlo derivare da uno, dalla chi da Apollo, chi da Apolline. E per quanto mi riguarda lo farei derivare direttamente dalla Polichite, perché quel nucleo era il primo nucleo della città di Patti, dopo che gli abitanti sono spediti da Contradamonte a questa collina che era più ricca di acqua, il terreno era più coltivabile, era più fertile, e si chiamava Polichite. Ora, se voi sostituite la C con la L, diventa Polline. Direttamente da Pollo a Podrini, il passaggio al dialetto è breve.
Prato Castello, su peggio si Prato Castello è quell'area che c'era dietro il castello normanno che c'era, che c'è, parte ancora, qualche resto c'è ancora. Ecco, che perché si chiama Provvidenza il fiume? Provvidenza, che ho chiamato oggi, si chiama pure Montagna Reale. Sì, addirittura torrente Montagna Reale. Come mai Provvidenza? Non lo so, Provvidenza. Non è che tutti i termini, certo, che conosciamo hanno una funzione etimologica corretta. Non si capisce. Invece Apusata, la Apusata, che è un'altra località. E che, dove si trova? Allora, l'Apusata, io me la ricordo perché allora c'era anche una struttura araba là dentro, un grande arco, una grande galleria bellissima, che poi è stata demolita per questo posto, a quell'edificio in cemento armato Brobbioso, dove attualmente c'è la scuola materna comunale. Perfetto. Oltre agli appartamenti. L'Apusata veniva dal termine spagnolo, che era la fermata delle diligenze, cioè dove si fermavano le diligenze, i carrette, per dare ristoro soprattutto agli animali. E c'era anche un piccolo fondo dove chi voleva poteva riposare o rifocillarsi. Rocca, quattro finaidi, per esempio, finaidi, sì, che è la parte terminale delle nostre contrade, l'ultima, la più alta delle nostre contrade, si chiama così perché in effetti in quel punto, ci sono tre croci, arrivano i confini di quattro comuni, c'è Patti, Librizzi, Montalbano e San Piero Patti, tutti e quattro si uniscono ai quattro confini, in parole povere. Rocca Femmina è la località che c'è alla strada di Tindere, poco sopra la grotta di Donnavilla, in quell'area là. Si chiama Rocca Femmina probabilmente perché pare che là, in quell'area, alcune signore hanno scelto di terminare la loro vita terrena. Perfetto. Ecco, tu l'altro giorno così mi spiegavi che effettivamente si chiama impropriamente il Parco Robinson, ma non è così. Vuoi spiegare il perché? Il Parco Comunale, perché il Parco Comunale, quel polmone verde che c'è al centro della città, non ha alcuna denominazione. Negli anni 80 la Regione pensò bene di istituire una sorta di progetto, ora si chiamano progetto, allora si chiamavano attività collaterali, ma non mi ricordo bene, attraverso il quale alcune delle signore incaricate con contratto a termine intrattenevano i bambini facendoli giocare, facendo attività didattica collaterale, e questo progetto si chiamava, chiamato dalla Regione, progetto Robinson. Ma non c'entra niente col parco. Il parco, perfetto, ancora è il parco comunale, senza comunale, non è intitolato. Il non parco ha nessun... è ancora in attesa di denominazione. Perfetto. Mentre la villa comunale si chiama Umberto I, il parco ancora non ha alcuna denominazione. Quindi abbiamo spiegato anche che impropriamente si chiama Parco quando Robinson. Quando qualcuno lo chiama Parco Robinson, compreso qualche amministratore, qualche funzionario, sbaglia di grosso, perché il parco non ha alcuna. Infatti nei cartelli sono in inglese, c'è scritto soltanto Parco Comunale, non c'è scritto Parco Comunale Robinson. Perfetto. C'è scritto Parco Comunale, e basta. Abbiamo scoperto un'altra cosa. Senza beneficio soprattutto dei ragazzi, ma in questo caso anche per i meno giovani. Come per esempio Piazza Liberty non esiste, quella è Piazza Mario Sciacca. Mario Sciacca, sì. Per comodità di intracciarsi l'hanno chiamata Liberty, come il locale, il bar che c'era là sulla piazza. Che c'era una volta, si chiamava Bar Liberty. Ecco oppure andando esempio, così in confusione. Piazza Niosi, per esempio. Niosi, cosiddetta Antogiano, perché quella era il piano dove si radunavano i cosentini, il piano dei cosentini. I cosentini erano un gruppo di pattesi, che la cui origine era calabrese, e si chiamava, e abitavano in quell'area, si chiamava piano dei cosentini perché abitavano, come si chiamava, via dei Greci, perché abitavano tutti il gruppo dei Greci. Il piano dei Cosentini, in quell'area, poi in via Roma, si sviluppò un'altra attività di ceramisti, cioè di lavorazione della creta, nacque là. Sì. Poi nel corso dei secoli si sono divisi, parte sono andati a Marina e hanno avviato l'industria delle ceramiche d'uso, cioè pentole, bumola, quattari, piatti, certo, e una parte invece in località Fornace, dove si chiama via Fornace adesso, San Leonardo, e là l'attività era dedicata prevalentemente alle mattonelle, alle piastrelle e alle mattone per costruzione. Perfetto. Quindi, linea di massima, queste qua erano
le cose. Ci sono altre vie interessanti da sottoporre all'attenzione dei battesi. Per esempio, pochi sanno qual è San Brasi, località San Brasi. Ah, San Brasi. Località San Brasi è quella piccola piazzetta che c'è dopo Piazza Cavour, nella zona municipio, si chiama Piazza San Biagio, in siciliano San Brasi. E si chiama così perché sotto la piazza è stata rinvenuta la chiesa dedicata proprio a San Biagio, che è una chiesetta con due piccoli altari, ad una navata piccola pure, con ingresso alla via Ettore Fiera Mosca, pavimentata con mattoni locali in terracotta di 15x15, che abbiamo scoperto quando ho fatto il recupero di quell'area. La sovrintendenza ci ha detto copritela, interveniamo noi, ma 30 anni e nessuno è intervenuto. In conclusione, qualche altro spunto interessante da sottoporre all'attenzione dei nostri ascoltatori? I Terriforte, per esempio. Terriforte, vabbè, quella sì. I Terriforte, zona... più che forte, erano deboli, perché erano terreno soggetto a scorrimento, cioè a frane, sia Terriforte, perché in effetti erano fatte di argilla. Ecco, io puoi spiegare, perché spesso si parla che quelle zone, proprio le Terriforte, di sotto sono dei vulcani. Chi potrebbero essere? Allora, in quella zona, nella parte quasi a ridosso della stazione ferroviaria, a monte della stazione ferroviaria, ci sono. Intanto la terra, come si può vedere da fuori, è rossa, è bruciata. Perfetto. Non attecchisce nulla, perché pare che la temperatura di questo terreno sia più elevata del normale, quindi non dà modo alla vegetazione di attecchire. Ci sono dei pozzi naturali, piccoli pozzi, diametri che variano 30, 40, 50 centimetri, la cui profondità non è definibile. Si dice che fino agli anni 50, primi anni 50, da quei pozzi ogni tanto fuoriuscivano dei gas. Pensava. Quest'area è stata attenzionata qualche decennio fa dall'assessorato regionale al territorio, perché è un fenomeno singolare, anche perché si trova... se non sull'asse, quasi sull'asse di collegamento fra l'Etna e il vulcano. Quindi poteva essere qualcosa collegata, ma lo studio che ha avviato la regione, noi non abbiamo avuto modo di capire come sia finito, si è ammesso che sia stato fatto, quindi non sappiamo geologicamente a cosa portano e a che cosa era dovuto a questo fenomeno che, ripeto, recentemente non si è visto, ma mi dicono gli anziani che fino all'inizio degli anni 50 qualche spezzato di fumo da quelle ecco perché si dice così. E un pecoraio che portava le pecore lì al pascolo diceva pure che ogni tanto qualche agnello cadeva là dentro, lo sentiva bellare fino alla voce, si affievoliva fino a sparire completamente, quindi per provare che erano molto, ma molto profondi. Ok. Mi sembra che abbiamo fatto una piccola ma intensa, nello stesso tempo, se vogliamo dirlo, rimpatriata di quelle che erano le principali caratteristiche della città di Bari. No, un'altra cosa ancora, la ucceria. Ucceria, sì. Ucceria o bucceria. La ucceria era di solito quell'area dove i mercanti gridavano come a Palermo. E la ucceria, nel nostro caso, coincideva alla via Roma. E la via Teatro o in parte. Quindi quella era. Quindi non era bucceria, è ucceria. L'origine ucceria, qua si chiamava bucceria. Non si sa perché, bucceria, ma giusto sì, allora. Va fatta, si è fatta porta di uso della bucceria. Ma in effetti l'origine è ucceria, perché dove si stavano i uci, insomma. Certo. Perché i commercianti che vendevano gridavano per la strada, non avendo altri mezzi di pubblicità, quello che facevano era mettersi sui marciapiedi e strombazzare con la bocca la propria merce, per pubblicizzare la propria merce. Ci dimentichiamo qualche cosa? Per esempio Contrada Pirrera, ecco, un'altra zona specialmente dove tu hai attenzionato nelle ultime due ricerche. Contrada Pirrera e Contrada Testa da Monaco, che non ci sono più ormai sulla carta. Certo. Che sono sulla nazionale andando verso Tindari. Erano Pirrera perché c'erano delle cave dove si estraeva il materiale edile e si chiamavano Pirrere proprio perché si estraevano pietre. E poi il Canapè è quel bellissimo posto che c'è sulla curva Gomito in via Trieste, perché da là si godeva allora un bel panorama. Oggi si godono dei bellissimi balconi con qualche pianta di geranio, ma di panorama e di mare non se ne parla più. Ecco, queste erano le cose più importanti che
ci sarebbero altre cose, ma insomma, vabbè, chiaramente. È inutile che andiamo a approfondire, perché ci sarebbero ore e ore di trasmissione per fare. Non vorremmo ricordiamo stancare. Ancora una volta che abbiamo preso il tutto dal libro scritto da Franco Martinez, Patti allo specchio, e oggi ci ha aggiunto qualcosa di Nauco e Diana Pacellina, scritto da Nino Lo Iacono, che oltre a storico è anche un bravo, già quanti libri hai scritto, Nino? Nove. Io dico sempre che quando la mitologia coincide con l'archeologia diventa storia. Quindi, siccome nel nostro territorio molte le vicende mitologiche coincidono con i reperti archeologici, valutiamo il territorio in maniera diversa. Bene, speriamo che anche quest'altra puntata sarà seguita con la stessa intensità e con le stesse visualizzazioni della volta scorsa. Bene, speriamo di aver fatto una cosa gradita soprattutto per i più giovani. È utile soprattutto. È utile, certo. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento sempre con i nostri programmi. SRL, incontrata a Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container compattatori scarrabili. Presso la sede incontrata a Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale e compost. Pieco SRL, al servizio dell'ambiente.